La Sabina è un territorio splendido, sempre verde perché è quasi interamente coperto da piante di olive che cambiano un po' colore a seconda della stagione, diventano più argentate o più verdi, però le colline sono sempre splendidamente verdi. Per essere certificati, l'oliveto deve essere composto dalle varietà tipiche della Sabina, che sono appunto la raia, la carboncella, il frantoio e il leccino. Da queste varietà esce l'olio tipico della Sabina, che ha avuto il riconoscimento della DOP ormai da 15 anni, è uno dei primi in Italia. Quest'olio evidentemente vale se ha tanti riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale. Le persone nel periodo della raccolta delle olive, ospitiamo delle scuole e facciamo vedere tutto il processo, la raccolta delle olive, le olive che vengono portate al frantoio, le olive che vengono defogliate, lavate, frante, poi vengono nella gramola, dalla gramola passano al decanter e quindi viene separata la polpa dall'olio. E devo dire che i bambini si divertono molto a vedere questo processo e poi gradiscono anche una buona bruschetta prendendo l'olio direttamente dalla cannella verde che va nel raccoglitore. La filiera continua dal frantoio. Portiamo l'olio nel nostro laboratorio di imbottigliamento, quindi è una filiera molto corta, il tutto si svolge al massimo in 1000 metri di lontananza tra l'oliveto, il frantoio e l'imbottigliamento, e noi quasi tutto l'olio lo esportiamo.